Buonasera e bentrovato ai nostri amici telespettatori. Riprende una nuova entusiasmante stagione in compagnia della redazione di TV City e della rubrica edita dalla redazione La Storia Oltre la Storia, una rubrica di approfondimento culturale che vuole investigare, indagare, ricercare e conoscere il mondo classico e il mondo antico, non solo attraverso ricostruzioni parallele che ci vengono dalla tecnologia, dall'archeotecnologia, ma che vuole investigare le realtà del passato anche attraverso nuove chiavi interpretative, attraverso gli autori ed attraverso i testi. Riprendiamo infatti questo primo appuntamento della nuova stagione autunnale ed invernale in compagnia proprio di un autore, di un ospite d'eccezione che è Mauro Biglino, che saluto. Buonasera, Mauro. Grazie, buonasera a voi, grazie di avermi invitato e un saluto a tutti. Grazie a te di essere in nostra compagnia. Insieme a Mauro parlerò con il mio compagno di viaggio e di avventura già dalla precedente stagione, Edoardo Orma. Buonasera Edoardo, Sì, ciao, bentrovato. Salvatore, saluti a tutti quanti gli spettatori di TV City. La storia oltre la storia, una rubrica che legge i fatti e gli accadimenti del passato non solo al di là dell'autentica e della attuale chiave interpretativa, quella maggioritaria nella dottrina storica, ma una storia che va anche oltre, al di là di quelli che sono gli schemi e i parametri consueti e soliti di interpretazione. Di che cosa parleremo, Edoardo, questa sera? Iniziamo ad introdurre il nostro ospite, che è un ospite di caratura nazionale, uno scrittore italiano che si occupa prevalentemente di storia antica e di Antico Testamento. Esattamente, Salvatore. Mauro Biglino è un traduttore dell'ebraico antico e quindi dell'Antico Testamento. Lui in particolare ha scritto tanti libri per l'edizione San Paolo, in particolare 17 sono stati anche divulgati presso le università teologiche italiane. Oltre a 19 libri sulla Bibbia, ha fatto fumetti. Ecco, qui ho portato uno dei suoi libri, se vogliamo, forse uno dei primi che ha scritto su questo Qui c'è tema. anche Qui l'altro. c'è anche l'altro, questo è il fumetto scritto insieme a, diciamo, redatto insieme a Riccardo Rontini. Poi abbiamo tantissime ore di conferenze su YouTube, milioni di visualizzazioni proprio su questo, quindi un personaggio veramente di spessore, che ha scritto tante cose proprio sull'Antico Testamento e quindi ha parlato della Bibbia antica. Ecco, Mauro, innanzitutto buonasera e ti saluto anche io personalmente. Sono passati 10 anni, no, che tu hai cominciato questo tuo percorso raccontando ciò che ti è sembrato di capire dall'Antico Testamento. Se potessi fare una sintesi, diciamo così, iniziale di questo che è stata la tua ricerca, dei tuoi libri, come la racconteresti? Allora, vabbè, intanto, innanzitutto ti ringrazio per questa presentazione veramente con la quale mi hai onorato. Ti ringrazio. Allora, se dovessi fare una sintesi, direi che è bene, a mio avviso, ed è quello appunto che è venuto fuori dagli studi che ho condotto, è bene, a mio avviso, leggere l'Antico Testamento così come leggiamo altri libri scritti nell'antichità dagli uomini, dalle varie culture, ma dalle varie culture distribuite sull'intero pianeta Terra. Se leggiamo l'Antico Testamento con questa chiave di lettura, ma soprattutto con questa mente serena, con mente tranquilla, con mente aperta, allora, a mio avviso, ovviamente, abbiamo accesso a tutta una serie di conoscenze senza bisogno di inventare, senza bisogno neppure direi di introdurci in interpretazioni, ma leggendola letteralmente, che era il lavoro che io facevo come traduttore per le edizioni San Paolo, che appunto mi aveva dato questi contratti, questi incarichi di tradurre letteralmente, bene, allora mi accorgo che l'Antico Testamento è un testo veramente molto affascinante e a mio avviso vale la pena di leggerlo così. Chiaro che leggendolo così, cioè senza la chiave interpretativa teologica, vengono fuori tutta una serie di altri contenuti che costruiscono un mosaico completamente diverso. Ecco, Mauro, io mi permetto di introdurmi nella conversazione con una duplice domanda. Innanzitutto con una considerazione, perché partendo proprio dal perché dell'Antico Testamento,
e non anche con il Nuovo Testamento, considerato che, secondo la composizione della Bibbia, il Nuovo Testamento e in modo particolare la parte dei Vangeli verrebbero ad essere quasi un'attuazione di quanto viene letto, viene anticipato nella parte dell'Antico Testamento. C'è una ratio molto logica che compone e che costruisce l'architettura intera della Bibbia, considerato dal proprio termine greco i ta biblia, quindi l'insieme di questi libri che comunque sono uniti tra loro da un fil rouge, e nel Nuovo Testamento c'è l'attualizzazione, ovvero l'attuazione anche in parte del messaggio contenuto nell'Antico. Quindi vorrei chiedere, perché proprio soffermarsi sull'Antico Testamento e non anche andare a portare l'indagine, questa nuova indagine interpretativa, anche nel Nuovo Testamento, e in che misura poi l'Antico Testamento, ecco, si discosta da quanto invece è quella che è la versione ufficiale che viene proposta attualmente? Allora, per usare la stessa terminologia correttissima che hai usato nel farmi la domanda, iniziare dall'Antico Testamento significa proprio seguire questa ratio, cioè questa ratio alla quale hai fatto cenno tu, dicendo che tutto inizia con l'Antico Testamento e poi il Nuovo Testamento sarebbe un'attuazione di ciò che era previsto nell'Antico. Io devo dire per la verità che negli ultimi libri ho parlato molto di Nuovo Testamento, quindi, come dire, ho cominciato a esaminare anche quello, ma il percorso prevedeva e prevede necessariamente di seguire proprio questa logica, cioè visto che il Nuovo Testamento ha o avrebbe le sue radici nell'Antico Testamento, beh, allora bisogna necessariamente iniziare dalle radici, quindi questo è il motivo per il quale sono partito di lì. Edoardo, e poi la seconda domanda, che è per quanto si discosta, ecco. Qui, anche qui ovviamente devo essere necessariamente sintetico, devo dire si discosta parecchio perché, come si legge anche in molti forum ebraici, la lingua ebraica non ha la parola che indica Dio così come lo intendiamo noi. Quindi in realtà la Bibbia non parla di Dio, nel senso che la Bibbia è un libro scritto da un popolo che racconta del suo, diciamo, proprio contratto, cioè dell'alleanza che ha fatto con il suo governatore, che mai viene presentato come, così come intendiamo noi, con il Dio onnisciente, trascendente, onnipotente, creatore dell'universo, dei cieli e della terra, ma come un personaggio che si occupava, e lui lo dichiara continuamente, esclusivamente del popolo di Israele. Quindi questa è in sostanza la grande discrepanza che trovo tra quello che è il racconto tradizionale, nel quale tutti noi, me compreso, siamo stati educati, e ciò che leggo nel testo scritto in ebraico. Cerco di essere sintetico nelle risposte per ovvi motivi. Sei perfetto, sei telegrafico. Grazie. No, io volevo proprio far capire anche agli spettatori che stanno guardando questa puntata e che magari non conoscono il pensiero di Mauro Biglino rispetto anche proprio a Dio e cos'è Dio, citando proprio una delle tue frasi che affermi praticamente in tutte le tue conferenze, in tutti i tuoi libri, che è quello, la vorrei far raccontare da te, che per te, secondo te, Dio non è, diciamo così, che non credi nella sua esistenza, ma che in realtà la ricerca non va effettuata all'interno della Bibbia. Ce lo puoi raccontare meglio questo? Sì, allora diciamo che proprio in questi 10 anni molto spesso il mio pensiero è stato un po' confuso, anzi alcune volte parecchio, e anche come dire utilizzato in varie direzioni, spesso purtroppo a sproposito, ma mi rendo conto che è inevitabile. Quando io dico che la Bibbia non parla di Dio, non dico che Dio non esiste. Per dire che Dio non esiste bisogna avere delle certezze, cioè avere la certezza che Dio non esista. Ma io non ho certezze. Io mi occupo di un libro e dico che quel libro non parla di quel Dio che viene presentato qui in Occidente, insomma, nella religione cristiana.
Ma il fatto che quel libro non ne parli non significa che Dio non esiste. Io non ho mai fatto e non posso fare questa affermazione, perché se la facessi mi presenterei come un detentore di verità, cosa che invece non è. Io sono uno che racconta le riflessioni che fa su ciò che legge nel testo ebraico biblico. Però, ripeto, la distinzione deve essere netta. Non ho né le certezze dei credenti né le certezze degli atei. Sì, e prima mi ha colpito proprio dalla questione che hai detto: la Bibbia non parla di Dio. Tu hai scritto proprio un libro su questo che si chiama proprio intitolato La Bibbia non parla di Dio. Ecco, per diciamo così, la persona comune che vive, diciamo così, qui in Italia, ma un po' in tutto il mondo, apre la Bibbia e dice: guarda, la parola Dio, ho fatto una ricerca su questo, viene scritta più di 5.000 volte nel testo, così come viene scritta più di 6.600 volte la parola eterno, così come viene scritta 3.900 volte il Signore ha detto, il Signore ha fatto, 111 volte la parola altissimo e 86 volte la parola onnipotente. Allora, se la Bibbia non parla di Dio, ma viene scritto così tante volte all'interno del libro, ecco, ci puoi far capire bene questa sì, faccenda? Magari sarebbe bene, mentre io parlo, lasciare quella slide che ho visto. È possibile? Sì, chiedo alla regia. Regia, ecco. Quella dei numeri. Benissimo. Allora, quando dico che la Bibbia non parla di Dio, intendo dire che non parla appunto del Dio così come lo intendiamo noi. Le 5.154 volte in cui noi troviamo in italiano la parola Dio, in ebraico ha la parola El oppure la parola Elohim, El al singolare o Elohim al plurale. Ora, se noi volessimo, anzi dobbiamo essere intellettualmente onesti, il termine El o il termine Elohim non lo dovremmo tradurre, perché nessuno al mondo sa con esattezza che cosa significa. Elohim è plurale perché indica un gruppo di individui che sono anche, alcuni di loro sono anche nominati. Ovviamente uno di questi individui è Yahweh, cioè il cosiddetto Dio, un gruppo di individui che hanno fatto determinate cose. Quando noi troviamo l'Eterno, la traduzione in italiano, in realtà in ebraico c'è Yahweh. Quando noi troviamo Signore, in ebraico c'è Yahweh. E anche questa è una parola sulla quale sarebbe bene sospendere il giudizio, perché quando è stata pronunciata la prima volta, cioè quando questo individuo dice a Mosè mi ricorderete con questo nome, ricordo che la lingua ebraica non esisteva, quindi non sappiamo in che lingua sia stato pronunciato. Quindi quando c'è l'Eterno o il Signore c'è Yahweh, quando c'è l'Altissimo, che è un superlativo assoluto, in ebraico c'è Elion, che non solo non è un superlativo assoluto, ma è un termine che indica semplicemente quello che sta sopra, cioè il, come dire, quello che comanda, che sta sopra gli Elohim. Elion, peraltro, è utilizzato anche per indicare il piano superiore di una casa, cioè il piano che sta sopra. Noi diremmo il primo piano che sta sopra il pian terreno. Quando leggiamo scritto onnipotente, soprattutto dall'inizio, già da Genesi, c'è El Shaddai. El, l'ho detto prima, è il termine singolare, e come è scritto addirittura nelle note della Bibbia di Gerusalemme, la traduzione onnipotente è una traduzione non corretta. Lo dico, ma senza intenti polemici, è veramente una traduzione inventata, perché nella migliore delle ipotesi El Shaddai significa Signore delle steppe. Quindi, quando dico che la Bibbia non parla di Dio, mi riferisco al fatto che nella lingua ebraica biblica non ci sono in ebraico i termini che vengono utilizzati nelle traduzioni per indicare Dio e le sue caratteristiche. Ecco, Mauro, noi abbiamo fatto, diciamo così, una sorta di esempio, no? Proprio su questo argomento che stai trattando, prendendo un passo proprio dalla Bibbia del Deuteronomio, dove, lo cito il Deuteronomio 32, passo 8, quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele.
perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità. E poi continua: il Signore, lui solo, lo ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero. Allora, ho preso queste tue affermazioni su Dio, sull'Eterno, eccetera, e l'ho modificato sul testo che noi abbiamo nelle traduzioni. Questa ho preso la versione ufficiale della CEI del 2008. E in effetti, poi leggendo con attenzione il passaggio che ho appena fatto del Deuteronomio, in effetti si capisce che sono persone e personaggi diversi, confermando ciò che stai dicendo. Esatto, cioè lì in Deuteronomio 32,8 c'è appunto Elion che divide le nazioni. E Elion è tradotto con altissimo, ma noi lasciamo Elion, così non ci sbagliamo, cioè non facciamo torto a nessuno, non lo traduciamo. Elion divide le nazioni. Divide le nazioni sulla base del numero dei figli di Israele. Così è scritto effettivamente nella Bibbia ebraica da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa, cioè il testo masoretico. Ma se noi prendiamo i testi di Qumran, che sono molto più antichi del testo masoretico, ad esempio lì c'è una variazione importante. Lì c'è scritto che Elion fa questa suddivisione sulla base dei figli degli Elohim, non dei figli di Israele. Quindi vuol dire che Elion ha contato i suoi e sulla base dei suoi ha attribuito le nazioni. Tant'è che poi la Bibbia, come correttamente hai letto, dice che porzione di Yahweh, porzione in ebraico è eredità, assegnazione di Yahweh è appunto la famiglia di Giacobbe. Non tutti gli ebrei, attenzione, perché poi basta proseguire nella lettura della Bibbia e si vedrà come molto spesso la famiglia di Giacobbe combatta per conquistare i territori contro le famiglie dei suoi stessi cugini, dei suoi stessi nipoti. Quindi a Yahweh viene affidato non il popolo ebraico, ma la famiglia di Giacobbe. E poi c'è l'altra affermazione importantissima, dove dice che Yahweh di questo popolo se n'è occupato da solo. Non c'erano con lui Elohim stranieri, che vuol dire anche in ebraico Elohim Acherim, cioè Elohim altri. Nel senso che mi ha detto, va bene, mi avete affidato questo, a questo popolo penso io, non voglio l'aiuto di nessuno. Lì già quei versetti che hai letto sono chiarissimi, senza bisogno di interpretazioni, basta lasciare Elion, Yahweh, Elohim e si capisce immediatamente. In effetti, leggendo proprio questi passi, anche io che sono, diciamo così, solo un appassionato, ho trovato le stesse cose che stai dicendo tu, proprio a conferma delle tue ricerche. Ma allora mi volevo introdurre di nuovo, perdonami Edoardo, Mauro, ti ho ascoltato con molta attenzione, quindi c'è alla base essenzialmente e sostanzialmente un problema interpretativo che deriva soprattutto dalla difficoltà della lingua. Siccome tu sei uno dei traduttori, insomma sei tra i più acclarati rispetto al testo ebraico, allora mi viene una duplice domanda. Andiamo con ordine rispetto anche alla prima e dando seguito alla domanda che io ti avevo fatto precedentemente. Considerata la vastità e l'ampiezza invece della lingua greca, che è quella poi nella quale sostanzialmente si esprime e viene espresso il Nuovo Testamento, considerate invece la povertà da una parte, ma la estrema ermeneutica della lingua ebraica, quanto è stata grande poi l'operazione, o quanto è attendibile l'operazione greca di voler dare attuazione, perché quanto poi è stato recepito di quel messaggio ermeticamente contenuto nel testo ebraico rispetto a quanto poi confluisce nella versione greca, perché se la versione greca e quindi il Nuovo Testamento dà attuazione all'Antico Testamento, per darne attuazione devi averlo recepito, devi averlo assimilato, devi averlo compreso, interpretato, codificato e poi ovviamente riletto in chiave ulteriore, in chiave di attuativa. Quanto il testo greco è attendibile e affidabile in questa operazione di trasbordo, di trasposizione e di attuazione? Certamente. Allora, anche qui dovrò essere molto sintetico, quindi devo fare uno sforzo. Se noi leggiamo letteralmente, io da 10 anni dichiaro apertamente il mio metodo, facciamo finta che ciò che leggiamo sia vero così com'è,
io trovo nel Nuovo Testamento la prosecuzione di ciò che nell'Antico Testamento si attendeva, cioè che era l'arrivo di questo Mashiach, cioè di un Messia che avrebbe liberato il popolo di Israele dal giogo straniero. E quindi se leggo attentamente soprattutto i sinottici, cioè i Vangeli di Marco, Matteo e Luca, perché Giovanni è già un Vangelo che contiene molta filosofia greca, invece a partire soprattutto da Marco siamo molto ancora legati alla concretezza del pensiero giudaico, ecco, se leggo quei Vangeli, allora io trovo nella figura di Gesù la concretizzazione possibile di quello che era il Messia atteso che avrebbe liberato Israele dal giogo straniero. Poi su questa figura di Gesù, la patristica ovviamente, quindi diciamo così genericamente, poi la teologia cristiana ha elaborato una figura, quella del figlio di Dio, che è una figura tipicamente derivante dal pensiero greco, platonico e neoplatonico in particolare, che non sta dentro la concretezza del pensiero giudaico, che quando usava il termine figlio di Dio non lo intendeva assolutamente così come lo intendiamo noi, ma indicava una persona che aveva ricevuto un incarico particolare da, diciamo, da Yahweh. Ecco, così almeno non ci sbagliamo, utilizziamo i termini originali ebraici. Quindi, leggendo letteralmente il tutto e facendo finta che sia vero, la sintesi della mia risposta è che io leggo nel Nuovo Testamento, soprattutto nei sinottici, la realizzazione dell'arrivo di un possibile Messia, che tra l'altro nel secolo e mezzo in cui si è presentato Gesù, è stata questa figura del Messia, diciamo così, incarnata da molti individui. Poi noi, lì in Israele, insomma in terra di Canaan, in Palestina, poi noi conosciamo Gesù per i motivi che ovviamente poi, insomma, qui bisognerebbe fare la storia delle origini del cristianesimo. Ma quindi io ci trovo, leggendo letteralmente, trovo una possibile continuità. Mauro, seconda domanda, e ti ringrazio per la concretezza e la immediatezza della risposta. Tu, facendo riferimento a quello che rispondevi prima ad Edoardo, rispetto anche a quella, se la puoi rimettere la regia, quella scheda che abbiamo messo prima con i numeri. Allora, compare il termine El, e tu hai detto che El è singolare. Elohim è plurale, e nelle tue ricerche, nelle tue indagini proprio sugli Elohim dell'Antico Testamento, tu dici che Yahweh è uno degli Elohim. Ora, fermo restando la tua indicazione di metodo sulla lettura e sull'approccio rispetto ad una traduzione letterale, di non voler tradurre, ma di lasciare El ed Elohim come termini intraducibili, io invece ti chiedo, da un punto di vista di esegesi del testo, qual è secondo te l'esigenza o qual è la motivazione da parte degli autori o dell'autore, di chi scriveva, di esprimere una volta El al singolare e una volta la utilità o la opportunità, ai fini anche del contenuto e del messaggio, di esprimere gli Elohim? E qual è poi la configurazione, il ruolo di Yahweh in questo gioco tra un singolare e un plurale, che valore hanno? Cioè, se sono interscambiabili o se sono specificamente ed opportunamente utilizzati per particolari messaggi da contenere? Allora, quando si... questo è il motivo per il quale dico che sarebbe bene non tradurlo, perché molto spesso si dice Yahweh Elohim, che vuol dire Yahweh che era un Elohim, cioè uno facente parte di quel gruppo, un po' come noi potremmo dire Lorenzo il Medici, cioè quello che faceva parte della famiglia dei Medici. E difatti il termine Elohim viene usato sia con i verbi al singolare sia con i verbi al plurale, qui però bisognerebbe entrare dentro il testo, cosa che faccio nei libri, proprio perché con altre parole, come per esempio Mizraim, che significa sia Egitto che gli egiziani, e anche questa parola che è plurale viene usata sia col verbo al singolare che col verbo al plurale, perché gli autori in sostanza rappresentavano col verbo al singolare il gruppo degli Elohim, o Yahweh che ovviamente operava singolarmente, o il gruppo degli Elohim che operava in quanto gruppo, quindi verbo al singolare, perché gli autori ebrei non avevano assolutamente
le stesse esigenze grammaticali che abbiamo noi. La lingua ebraica e biblica è una cosa completamente diversa, diciamo, rispetto alle regole grammaticali alle quali noi siamo abituati. E quindi Elohim veniva usato al singolare o al plurale, intanto per identificare, perché c'è l'Elohim Yahweh, c'è l'Elohim Milcom, c'è l'Elohim Kamosh, cioè erano nomi di Elohim che si occupavano di famiglie ebraiche, tra l'altro, cioè di cugini della famiglia di Giacobbe, e quindi questo termine viene utilizzato sia con verbi al singolare al plurale, a seconda che si voglia indicare il gruppo degli Elohim che agisce come corpo unico, oppure gli Elohim che agivano facendo delle cose. Tra l'altro, so che avevo sentito qualcuno anche che diceva, ma in realtà quando usano il termine al plurale indicano gli Elohim pagani, no, in realtà ci sono proprio degli esempi nella Bibbia dove non c'è questa distinzione. Il termine sia al singolare che al plurale viene utilizzato indifferentemente, proprio per indicare, dal punto di vista degli autori, la volontà di rappresentare o il singolo Elohim o il gruppo che operava nel suo insieme. Grazie Mauro. Edoardo. Sì, Mauro, allora, diciamo che nel tuo libro la Bibbia non parla di Dio, siamo stati abbastanza chiari su questo aspetto. Volevo passare ad un altro dei tuoi libri, Non c'è creazione nella Bibbia. Ecco, diciamo così, sempre per le persone comuni che, diciamo così, per la prima volta si approcciano alla lettura della Bibbia, aprono subito la Bibbia, Genesi 1, in principio Dio creò il cielo e la terra. E nel tuo libro è Non c'è creazione. Ce lo puoi spiegare questo passaggio? Esattamente. Preciso. Guarda, il termine bara, che viene tradotto con creazione, non significa mai, nella Bibbia è usato 32-33 volte, e proprio in quel libro lì ho esaminato tutte le ricorrenze bibliche. Il termine bara, ma questo lo dicono gli stessi rabbini in assoluta tranquillità, non significa creazione, meno che mai creazione dal nulla. Significa sempre, sempre intervenire in una situazione già esistente per modificarla. Proprio quel versetto iniziale, Bereshit bara Elohim, e anche qui è al singolare con Elohim plurale, che vuol dire in principio il gruppo degli Elohim ha fatto queste cose qui. Cioè è intervenuto in un certo posto, ha prodotto certe modifiche, si sono scelti il posto dove installarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bara, no, pensa che addirittura in una delle ricorrenze bara significa tagliare gli alberi sul versante di una montagna per poterci costruire delle abitazioni. Ho capito. Quindi si tratta non di una creazione dal nulla, ma di una modifica su qualcosa no, di già esistente. Guarda, ci sono dei rabbini che per spiegare il termine bara fanno un esempio chiarissimo. Dicono: Michelangelo ha creato il Mosè, cioè ha preso quel blocco di marmo e ha realizzato la sua opera d'arte. Ma non ha creato il Mosè dal nulla, ha creato l'opera d'arte modificando il blocco di marmo. Ecco, questo è il significato esatto del termine bara, del verbo bara. Certo, e quindi sempre sul tema, diciamo così, del libro che non c'è creazione nella Bibbia. Quando in Genesi 26 Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli, sul bestiame, ecco, che cosa intendeva allora su questo versetto? Allora, intanto lì la cosa interessante perché nei versetti dove si parla della fabbricazione dell'uomo, il verbo bara è alternato con il verbo asse, asa, che significa fare, fabbricare, e gli autori ebrei li usano indifferentemente entrambi. Proprio questo sta a significare che l'Adam è stato fabbricato e non creato dal nulla. Tra l'altro, come dice la Bibbia, è stato fabbricato e poi, cioè successivamente, posto nel Gan Eden, cioè il famoso, diciamo così, paradiso terrestre. Già quindi l'idea che l'uomo sia stato creato nel paradiso terrestre contiene due errori. Primo, che sia stato creato, inteso come creato dal nulla. Secondo, che sia stato creato nel paradiso terrestre. Ma basta leggere la Bibbia senza le mie traduzioni, quella che
quella che avete, insomma, che tutti abbiamo in casa, una normale Bibbia, c'è scritto: prese l'Adam e lo pose in Gan Eden, perché l'ha fatto da un'altra parte. Sì, una domanda dalla regia. Ok. Pochi minuti, che cos'è la Bibbia secondo Mauro Bibbia? Allora, la Bibbia è un insieme di testi che, di cui purtroppo sappiamo molto poco. Uno dice, ma come, la Bibbia è il libro? Ecco, non sappiamo chi l'ha scritto, cioè non c'è un versetto uno del quale possiamo dire abbiamo la certezza che l'ha scritto quello lì, anche se i libri sono attribuiti ai, no, i profeti, a Mosè, a Ezechiele, eccetera. Non c'è nessuna certezza. Noi abbiamo coppie di coppie di coppie, e come scrivono gli esegeti ebrei, ogni volta che li copiavano cambiavano qualcosa, quindi nessuno mai saprà com'era, diciamo, com'era quell'insieme di libri in origine. In ogni caso, quell'insieme di libri contiene il racconto del rapporto che il popolo di Israele, ripeto, non gli ebrei ma la famiglia di Giacobbe, aveva con il suo Yahweh, cioè con quell'Elohim appunto al quale la famiglia di Giacobbe è stata assegnata da parte di Elion. E quindi loro dicono: noi siamo i discendenti degli Adamiti in particolare, cioè di questo gruppo speciale che gli Elohim hanno fabbricato. E ci raccontano la loro storia. Ottimo. Allora a questo punto una domanda mi nasce naturale mentre dici queste... fai queste considerazioni. Pertanto la interpretazione che noi oggi abbiamo, ed è quella poi che è codificata dalla teologia cristiana, si può dire che è una traduzione, quindi una interpretazione ancora contenibile nell'argine interpretativo rispetto alla esegesi del testo, o è una forzatura operata sul testo? Allora, cioè, io devo dire... legittima, comunque contenuta all'interno di un rango logico interpretativo rispetto alle etimologie, le famiglie di parole, l'interpretazione morfosintattica, o è comunque una forzatura operata sul testo? Allora, stanti le cose che ho detto prima, io la devo definire una forzatura, perché, ripeto, nella lingua ebraica non c'è il termine Dio, nella lingua ebraica non c'è il verbo creare dal nulla, nella Bibbia ebraica non c'è il termine onnipotente, così come appunto ho detto prima viene tradotto il Shaddai, nella lingua ebraica non c'è il termine eternità, non c'è neppure il concetto di eternità, perché Olam, che viene tradotto con eternità, non significa mai eternità, è la cosa curiosa, se volete drammaticamente curiosa, che addirittura in un dizionario di ebraico biblico pubblicato dalla Società Biblica Britannica, al termine Olam c'è scritto non tradurre con eternità, cioè è scritto in un dizionario, eppure noi lo troviamo sempre tradotto con eternità. Perché? Perché ovviamente la teologia ha avuto la necessità di introdurre il concetto di eternità, perché ha elaborato il concetto di un Dio eterno, appunto trascendente, onnisciente, onnipotente. Ripeto, perché voglio sempre essere chiaro su questo, non sto dicendo non esiste l'eternità, non esiste un Dio, perché io questo non lo so, dico che quel libro non se ne occupa. Grazie Mauro. Quindi, volendo fare un esempio, e mi veniva in mente questo, per esempio se noi consideriamo la lingua greca, che è una lingua talmente grande, talmente vasta, per quanto fosse poi la Koine dialectos, cioè fosse comunque una lingua comune. Se per esempio consideriamo un verbo, che può essere il verbo ago, tra i tanti significati che ce ne dà il vocabolario, dal primo che è quello di condurre, si finisce poi con l'ultimo che è quello di ritenere, riflettere, pensare. Quindi comunque da una derivazione, anche da un punto di vista semantico, molto ampio, un campo enorme. Quindi non ci sarebbe una forzatura se noi intendendo e traducendo una frase con un verbo che apparentemente è un verbo di movimento, andiamo a finire ad un verbo dichiarativo di deduzione. Quindi questo tipo di ragionamento, e quindi va a confermare, non si può fare invece per la lingua ebraica, dove noi magari la interpretazione che
oggi codifica la Vulgata, o comunque quella che è diffusa ovunque ed è codificata dalla nostra teologia, non può essere una derivazione anche estrema rispetto a quella che è l'interpretazione del testo. No, allora, c'è comunque una costruzione che va al di là del testo. Hai fatto un'osservazione interessantissima che merita una considerazione. La lingua ebraica è una lingua polisemica, cioè esattamente come hai fatto l'esempio per il greco, anche l'ebraico, che tra l'altro possedendo molti meno vocaboli ha ancora più necessità di polisemia, quindi la possibilità di prendere un termine e di elaborarne una serie di significati per estensione in ebraico c'è, esattamente come in greco, esattamente come in italiano, voglio dire anche l'italiano è una lingua polisemica. Ho fatto qualche volta l'esempio dei vari significati di spirito, no? Che vanno dalla grappa fino allo spirito, e in mezzo ci sta lo spirito di squadra, ci sta lo spirito come uomo di spirito, cioè uomo insomma capace di battute, eccetera. Quindi, voglio dire, la polisemia caratterizza tutte le lingue. Ciò che è importante, quindi, ed è questo ciò su cui io cerco di stare, ovviamente, sempre molto attento, è quando si trova un termine, non estrapolarlo e cercarne un significato come se quel termine avesse vita a sé, ma vedere che cosa il contesto attribuisce a quel termine ogni singola volta che compare. Cioè, se io dico, un mio amico abita vicino ad una casa del Settecento, no, che si dice abitata da uno spirito, bene. E dico, il mio amico, insomma, ogni tanto ha bisogno di, cioè gli piace, per esempio, distillare lo spirito dalle vinacce. Allora io, quando trovo il contesto casa abitata da uno spirito, darò a quel termine il significato che è... Esattamente, quindi il significato che va bene per quel contesto. Se ovviamente il mio amico distilla lo spirito dalle vinacce, chiaramente non distillerà un fantasma dalle vinacce, ma distilla una grappa. Allora è questo l'errore che non bisogna commettere, cioè scegliere un termine. Per esempio, noi abbiamo parlato prima di Elohim, eccetera, ma adesso siamo venuti a spirito, quindi Ruach, questo Ruach che significa anche spirito in quel senso lì, ma dargli sempre esattamente lo stesso significato. Ecco, questo è un errore che nelle traduzioni non bisogna commettere, altrimenti noi diremmo che quel palazzo settecentesco è abitato dalla grappa, oppure diremmo che il mio amico distilla un fantasma. Ecco, è un errore che non bisogna commettere. Grazie Mauro. Edoardo? Sì, volevo ritornare invece, Mauro, sempre sul libro che non c'è creazione nella Bibbia, perché volevo continuare il filone su Adamo ed Eva, no? E quindi andare su Genesi 2, di cui tu un po' hai accennato prima. E quindi andiamo sul capitolo, sul versetto 21. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Ecco, il concetto sempre di questo Dio creatore, quindi... che tu attraverso il tuo libro dici non c'è creazione. Come ce lo racconti questo passaggio? Perché comunque allora, pensiamo a un Dio creatore che avrebbe, diciamo così, creato in senso tradizionale l'Adam, cioè il maschio, e poi invece per fare la femmina deve fare una serie di interventi in successione. Un Dio creatore fa così e ha fatto il maschio, fa così e fa la femmina. Chiaro. In realtà anche lì ci sono i termini del fabbricare, i termini ebraici, ma la cosa interessante è che intanto, appunto, tu hai letto una delle traduzioni e dice indusse un torpore. In ebraico c'è indusse un sonno profondissimo, cioè l'ha veramente addormentato profondissimamente. Poi ha preso quella che viene tradotto come costola, in ebraico è un senza definizione, un da parte laterale, cioè ha preso un qualcosa da una parte laterale dell'Adam, che quindi può anche essere una costola, certamente, perché la costola è anche una parte laterale, e con quello che ha preso fabbrica la femmina.
Poi la porta ad Adamo. L'affermazione successiva è interessantissima, perché Adamo dice, perché noi non badiamo molto alle parole, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, che gli ebrei che traducono le Bibbie in inglese traducono con finalmente, cioè finalmente questa è una femmina adatta a me, il che vuol dire implicitamente tutto ciò che c'era prima non andava bene. Tant'è che io mi è capitato qualche volta di leggerlo anche nei video che faccio sul mio canale YouTube, Il Vero Mauro Biglino, scritto tutto attaccato. Gli ebrei commentano questa cosa e dicono, le case editrice Mamash, fino alla fabbricazione di Eva, Adamo si univa sessualmente con tutti gli animali. Solo dopo la fabbricazione di Eva gli è stato proibito di unirsi con tutti gli animali. Il che vuol dire chiaramente che questa Eva è stata fabbricata prendendo un qualcosa da una parte laterale. E quando è stata clonata anni fa, lo ricorderete, nell'87 se non sbaglio, la pecora Dolly, sono stati interpellati teologi, filosofi, scienziati, ovviamente sono stati interpellati anche dei rabbini, in particolare il docente di etica medica all'Università Ebraica di Gerusalemme, gli hanno detto, ma senta, adesso che abbiamo clonato una pecora, il problema sarà che si passerà alla clonazione dell'uomo, quindi che problemi pone la clonazione? Bene, questo rabbino, il dottor Safran, ha detto chiaramente, la clonazione, che problema è? Lo trovate sui giornali, nelle interviste, che problema è? La Bibbia la conosce da 4.000 anni. E lì è chiaramente descritto un processo che parte dall'anestesia, il prelievo da una parte laterale. Noi sappiamo che anche oggi le cellule staminali vengono prelevate dalla cresta iliaca, anche dalle costole, ma in particolare dalla cresta iliaca, che è una parte laterale. Dopo che ha fatto il prelievo richiude la carne, la Bibbia più chiara di così non può essere. Con quello che ha preso fabbricano Eva, quando gli presentano Eva, Adamo dice, ecco, finalmente questa è una femmina giusta, perché è fatta da me, ha la stessa mie ossa e la stessa mia carne. Su questo passaggio del prelevamento dalla costola di Eva, volevo chiederti un tuo parere. Pietà. Quando si preleva appunto dalla cresta iliaca, come hai detto, diciamo così, il liquido per poter poi generare la clonazione, si dovrebbe, così come i passaggi che vengono fatti oggi in epoca moderna, inseminare un ovulo, aspettare che questo ovulo cresca, quindi aspettare il feto che esce dalla mamma, aspettare che questa bambina clonata diventa adulta, e quindi è passato tanti anni, quindi non è stata immediata il prelevamento dalla costola di queste cellule, quindi abbiamo il passaggio immediato. Certo. È stato comunque un'attesa di decenni, di vent'anni, insomma. Esattamente. La Bibbia purtroppo non è completa in tanti suoi aspetti. Perché anche qui, mi piace citare i rabbini perché leggo ciò che pubblicano anche negli Stati Uniti, dicono che il racconto della Genesi è in realtà la copia rielaborata dei racconti sumero-accadici, cioè quel racconto lì, dicono loro, scrivono loro, non è nato in Palestina, ma è nato in Mesopotamia, dove il racconto è molto più completo, cioè dove si dice che hanno prelevato del sangue da quelli che loro chiamano gli Alalu, diciamo, all'interno della loro gerarchia, insomma, chiamiamoli così, gli dèi, tanto per intenderci. Hanno purificato quel sangue, hanno fatto l'unione, cioè quindi questo prodotto di ingegneria genetica, e poi l'hanno impiantato nell'utero delle dee madri, cioè delle loro divinità, chiamiamole così, femmine, che hanno messo a disposizione l'utero. La Bibbia purtroppo ha sempre tolto tutto l'elemento femminile ogni volta che poteva farlo, e quindi ha lasciato soltanto, come in questo caso, l'elemento femminile che non poteva togliere, ovviamente, Eva. Quindi ha saltato il passaggio, o forse, non lo so,
nell'arco dei secoli, quando l'hanno copiata, ricopiata, non lo so, qualcuno ha preso quella decisione, questo purtroppo mai nessuno potrà saperlo. Però questa parte qui, nei racconti originari, invece è descritta molto bene. Nella Bibbia non c'è, e ne prendiamo atto. Mauro, una domanda rispetto alla interpretazione, rispetto all'excursus che introduceva Edoardo sulla creazione di Adamo ed Eva. Qual è la necessità, secondo te, da un punto di vista anche testuale ed è proprio da un punto di vista della comunicazione, dell'informazione che poi ne deriva dal testo e della nozione che si acquisisce, di immaginare la creazione di Adam, quindi dell'uomo, in modo, possiamo dire, autoctono, in modo primigenio, da parte degli Elohim, cioè che creano questo uomo, e poi invece per creare la donna, qualcosa che gli sia simile, perché poi la radice è Ish e Isha, se non ricordo male, uomo e donna, perché prenderla dalla parte dell'uomo e non invece crearla così in modo primigenio come è stato creato lo stampo di Adam? Cioè, da un punto di vista anche di contenuto, rispetto di significato e di significante, l'immagine perché sfalsa in questo modo il processo della creazione umana? Perché hanno, allora qui bisogna risalire un attimo indietro. Loro hanno fabbricato l'Adam come lavoratore, cioè come loro collaboratore, da mettere all'interno del Gan Eden, che significa giardino recintato e protetto posto in Eden, che poi viene tradotto con paradiso, perché il Gan passa attraverso il termine, passa attraverso l'iranico Pairi Daesa, con cui si dincavano i giardini recintati e protetti dei sovrani. Da Pairi Daesa si passa al Paradeisos greco, con cui si identificavano ancora una volta i giardini dei sovrani. Dal Paradeisos greco si arriva al Paradisum latino, e dopodiché si arriva al paradiso nella nostra lingua. In realtà in ebraico è giardino recintato e protetto, in cui gli Elohim facevano tutta una serie di cose. Quindi si sono fabbricati questo Adam, che è un perfezionamento di qualcosa che avevano già fatto prima, tant'è che, come dice la Bibbia, lo fanno mikedem, cioè da quello che arriva prima, da quello che c'era prima, quindi è un perfezionamento. Quindi si fanno un loro collaboratore in grado di interloquire con loro e lo tengono lì. Poi si sono, e probabilmente non era uno solo, era un gruppo di maschi Adam, tant'è che è indicato spesso con l'articolo, l'Adam, come dire, quel gruppo lì. Poi, appunto, come dicevo prima, si sono accorti che questo Adam, che ovviamente, siccome derivava da innesti che avevano fatto degli ominidi, aveva le pulsioni sessuali e le sfogava con, ha detto benissimo, allora gli facciamo una femmina che gli possa stare di fronte, cioè proprio uguale a lui, e quindi la facciamo con le sue cellule, proprio uguale a lui, tant'è appunto che Adamo dice finalmente mi avete dato quella giusta, e quindi la prende, perché loro appunto non erano dei creatori onnipotenti, loro conoscevano l'ingegneria genetica, conoscevano le tecniche di clonazione, hanno prodotto l'Homo sapiens proprio con l'ingegneria genetica, come ci raccontano gli antichi, e quindi hanno proseguito, ma questo era un qualcosa che doveva, per quanto riguarda gli adamiti, attenzione, rimanere all'interno del Gan Eden. Dopodiché, come dicono gli stessi racconti ebraici, Eva si è unita sessualmente con il famoso serpente, che altri non era che un Elohim rivale degli Elohim che governavano del Gan Eden, ha avuto, e lo dicono gli ebrei, Caino come figlio, e dopodiché è nata questa contrapposizione tra quella che doveva essere la stirpe adamitica, chiamiamola pura, e la stirpe del serpente. E a quel punto sono stati cacciati dal Gan Eden, perché hanno detto benissimo, avete scelto di fare questa cosa che non avreste mai dovuto fare, fuori di qui andate a vivere la vostra vita e vedrete che fuori di qui la vostra vita sarà molto più dura di quella che vivevate qui, perché se vorrete mangiare dovrete darvi da fare, e tu Eva ti accorgerai che partorire fa molto male, molto male, mentre finché stavate qui dentro a produrre gli eventuali lavoratori ci pensavamo noi. Quindi questo racconto ha veramente tutta una sua logica, che, permettetemi di usare un termine, è una logica che si avvicina molto ad una logica scientifica.
Grazie Mauro. Edoardo. Sì Mauro, io ho ascoltato le tue storie, le tue ricerche. C'ho un po' di problemi, nel senso che... Ma io ne ho tanti, Sì. Tantissimi. Nel senso che io riassumo un po' quello che hai detto. Quindi nella Bibbia non dobbiamo trovare il Dio spirituale. Non è il Dio creatore dei cieli, della terra, di Adamo e di Eva. Non è immortale. Non troviamo il termine eternità. Non è un Dio onnipotente. Non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo le parole e i termini con cui erano state scritte. Che cosa ci rimane allora della Bibbia, della sacra Bibbia? Ah, ci rimane secondo me un testo affascinante, un testo che riserva comunque un sacco di sorprese, un testo che ci racconta la sostanza di una storia probabilmente vera, di una storia scientifica, così come ci hanno raccontato i testi sumero-accadici, così come ci raccontano i testi originari dell'induismo, Veda, Purana, eccetera, che man mano che vengono studiati e riletti sempre più rivelano il loro carattere di testi, diciamo di nuovo, fra virgolette, scientifici. Quindi la Bibbia è un libro importantissimo, è un libro che va, secondo me, letto con molta attenzione. Io dico sempre, se leggete un mio libro, per favore, ma dico per favore per voi, leggetelo con la Bibbia a fianco, cioè quando io faccio delle citazioni, dei riferimenti, andate subito a leggerle nella Bibbia, immediatamente, perché è la cosa più intelligente che si possa fare, è doveroso fare così, cioè non bisogna, fra virgolette, dare per scontato ciò che dico io, andate a vedere, andate a confrontare e capirete che la Bibbia è un libro che vale la pena di essere letto. E poi vale la pena di essere conosciuto per il fatto che comunque, al di là di quello che possa essere il suo vero contenuto, su cui, come sapete, io dico sempre facciamo finta che, perché se c'è una cosa che so è quella di non avere la verità, questa è l'unica cosa che so con certezza, allora dico, comunque, ripeto, indipendentemente dalla verità o meno che possa contenere, è un libro che condiziona la vita di gran parte del pianeta. E quindi bisogna capire le origini, insomma, di questo pensiero che tanta importanza ha avuto nella storia, nella cultura, nell'evoluzione stessa dell'uomo, no? Anche dal punto di vista antropologico, conosciamo bene la funzione sociale svolta dalle religioni, no? Che poi, per carità, possono anche essere accusate di aver prodotto stermini, eccetera, ma mai nessuno è riuscito a farne quanti ne ha fatti Yahweh, direi. Però, voglio dire, contemporaneamente le religioni hanno svolto una funzione sociale importantissima che, se un giorno scompariranno, dovrà essere sostituita necessariamente da qualcos'altro proprio per il modo in cui è fatto l'uomo. Quindi la Bibbia è un libro interessantissimo. Mauro, Olimpo greco e gli Elohim, il mito della creazione di Eva, che richiama così il mito anche della creazione di Pandora. Anche Pandora viene fabbricata, sì. Ma viene fabbricata dalle divinità greche, quindi c'è questo mito di costruzione e di fabbricazione anche rispetto alla figura femminile, ma è accostabile analogie e differenze tra l'Olimpo greco e gli Elohim, ebraici. Quel libro che ha fatto vedere Edoardo, La Bibbia non parla di Dio, è il primo dei libri che ho fatto per Mondadori. Il secondo libro fatto per Mondadori si intitola Il Falso Testamento. Ora, quel libro lì, tutti e due, ma quindi a partire da quello che ha fatto vedere Edoardo, c'è proprio l'analisi parallela tra gli Elohim biblici e i cosiddetti Theoi greci. Perfetto. E in quel primo libro faccio vedere come dal punto di vista proprio fisico, dal punto di vista delle attitudini, dei comportamenti, delle caratteristiche anche caratteriali, perdonate il bisticcio di parole, sono esattamente la stessa cosa, chiedevano le stesse cose, avevano gli stessi atteggiamenti, prendevano le stesse decisioni. Nel secondo libro, Il Falso Testamento, faccio vedere come anche la tecnologia sia la stessa, e tant'è che io metto in quei due libri i versetti ebraici da un lato e i versetti greci dall'altro con la traduzione sotto, in modo che chiunque possa verificare quanto sto dicendo. Quindi c'è Bibbia e Omero, ovviamente ho scelto Omero per ovvi motivi,
però se, poi cito anche altri autori greci, eccetera, però insomma Omero mi sembrava importante, insomma, per il modo in cui è conosciuto, per l'importanza che ha nella cultura occidentale, ma ho fatto vedere come Elohim e Teoi, anche perché Teoi, e lo dice un filologo dell'Università di Salamanca, anzi è stato il preside dell'Università di Salamanca, in origine Teoi non aveva l'articolo, non era un sostantivo, era un aggettivo che indicava le caratteristiche delle caratteristiche di quelli lì. E teoria, nel greco più antico, non ha semplicemente o solo il significato che ha per noi, no? Come ipotesi teorica, ma teoria indicava gruppo di individui che osservano. Quindi i teoi erano i controllori. E dice Miguel de Unamuno, appunto questo autore università di Salamanca, dove lui dice solo successivamente è stato sostantivato con l'aggiunta dell'articolo, oi teoi, perché prima non lo era. Quindi veramente la sovrapposizione per me è straordinaria e di un fascino incredibile. Grazie Mauro. Edoardo. Sì, Mauro, prima hai accennato una sorta di tecnologia presente all'interno della Bibbia, hai parlato di ingegneria genetica all'interno della Bibbia. Ecco, nel libro che cambierà per sempre le idee nostre sulla Bibbia, che forse è stato uno dei primi che tu hai realizzato. Per il contenuto direttamente biblico è il primo, perché prima ancora avevo scritto Resurrezione e Reincarnazione. Sì, parli spesso di carri volanti, dell'incontro con Ezechiele che ha fatto della gloria di Dio. Ecco, quindi parliamo di tecnologia particolarmente avanzata oppure era un incontro mistico che ha fatto Ezechiele? Allora, io parlo chiaramente di tecnologia. In un libro, La caduta degli dèi, ho lavorato per molti mesi con tre ingegneri aerospaziali che lavorano per la NASA, che hanno letto il libro di Ezechiele e nel libro, appunto, La caduta degli dèi, hanno ricostruito con estrema attenzione alla letteralità della Bibbia, hanno ricostruito, ovviamente in via ipotetica, quegli oggetti che sono descritti in particolare nel libro di Ezechiele, ma che non sono presenti soltanto lì, sono presenti anche nell'Esodo, e lì si parla veramente, quando si dice che Ezechiele stava osservando il Ruach degli Elohim che proveniva da nord e dietro di lui il Kavod di Yahweh faceva molto rumore mentre si alzava da terra, beh, direi che è difficile, cioè bisogna inventarsi altro. Voi sapete il mio metodo dichiarato, poi ovviamente può non piacere, ci mancherebbe, ma l'importante per me è essere, come dire, intellettualmente onesto nei confronti dei miei lettori. Il mio metodo dichiarato è: facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto, e lì c'è scritto questo. Così come quando Mosè e Aronne con tutto il popolo sono presenti nel deserto dell'Esodo, ad un certo punto, mentre Aronne parla, tutto il popolo si gira, dice letteralmente la Bibbia, guarda in alto e vede comparire tra le nubi il Kavod di Yahweh. Ora, che bisogno ha il popolo di girarsi per vedere comparire in alto il Kavod, che in ebraico significa oggetto pesante, il Kavod di Yahweh, se quella è la gloria di Dio? La gloria di Dio non ha spazialità, non ha localizzazione, non fa rumore quando si alza da terra. E intanto se si alza da terra vuol dire che se è a terra non è nei cieli, ma per andare su ha bisogno di alzarsi. Insomma, è come dicevo prima. Prendiamo i termini e cagliamoli nel contesto in cui vengono descritti. Guarda, uno dei più famosi studiosi dei testi sacri, anche apocrifi, il professor Moraldi, che è addirittura citato dagli accademici, lui dice che nei testi antichi, biblici e anche apocrifi, sono identificati almeno 23 tipi di oggetti volanti. Io prendo tutto con mente aperta, se volete lo prendiamo con il sorriso, nessuna verità, nessun dogma, ma facciamo finta che e vediamo che cosa ne viene fuori. Sì, si collega molto anche al mondo dell'antica India. Abbiamo avuto ospite con noi Enrico Baccarini, che ci ha raccontato che nel mondo antico
dell'India erano presenti vimana, che sì, oggetti volanti che sfrecciavano nel cielo, tra cui tu hai scritto un libro proprio assieme a lui, e quindi diciamo così, proprio quello che ho citato prima, la caduta degli dèi, sì. È un mondo antico costellato probabilmente da una civiltà, sì, che aveva una tecnologia più avanzata sicuramente di rispetto a quella di oggi. Tra l'altro in India, diciamo in Oriente, di queste cose si parla con una tranquillità assoluta. Cioè, mentre qui uno come me, che osa dire queste cose identificato come un deficiente, in India parlare di queste cose è parlare della normalità. Cioè, probabilmente l'ha detto Enrico, anzi sicuramente l'ha detto, che voglio dire, la compagnia aerea indiana ancora 20-25 anni fa faceva le pubblicità a piena pagina dicendo nei cieli dell'India si vola da 4.000 anni. La compagnia aerea del Bangladesh si chiama Bimana, cioè B e V, sapete, sono intercambiabili, cioè Bimana. E lì sono descritte anche, come dire, i vestiti di quelli che li pilotavano, le diete che dovevano seguire. Cioè, sembra alle volte di leggere dei resoconti della NASA. Questo è, poi può piacere, non piacere, uno può accettarlo o rifiutarlo, ovviamente ognuno di noi è liberissimo di... Io racconto quello che leggo, dopodiché ognuno ne faccia quello che vuole. In assoluta amicizia, e se anche uno dice le cose che racconti tu sono delle stupidaggini, andiamo a prendere un caffè assieme, perché tanto non cambia nulla. E poi la letteratura indiana col Mahabharata e con gli altri è una grandissima enciclopedia, volumi e volumi e volumi. La nostra Bibbia, se vogliamo, è, come dicevi tu prima, un riassunto un po' di quello che... Sì, è veramente un riassunto dei racconti, in particolare su Merokkadi. Se noi prendiamo il Mahabharata indiano, è come l'Iliade e l'Odissea messi assieme moltiplicati per 20. Quindi questo ci dà l'idea di che cos'è quella letteratura lì. Un piccolo Bignamino, no? Tu hai detto spesso. Esattamente. Ma proprio perché, ma non per disprezzarlo, proprio perché in quel libro... La famiglia di Giacobbe, che poi si chiama Israele, che poi assume il nome di Israele, racconta la sua storia, non vuole raccontare la storia dell'umanità. Sempre in quelle edizioni, vi dicevo prima, Mamash ebraiche, c'è proprio scritto: il racconto della Genesi non è il racconto della creazione di monti, di mari, di universi, è il racconto della nascita del popolo di Israele. E questo è. Tant'è che il Bereshit, cioè questo termine che viene spesso mitizzato, in principio è un termine semplicissimo. Chiunque di noi scrivesse la sua biografia potrebbe dicendo tutto iniziò con, ma quando scrive tutto iniziò con non intende dire la storia dell'universo, ma la storia che sto per raccontarvi ha avuto inizio quando, per dire, mio padre e mia madre si sono conosciuti, oppure io sono nato. Però uno comincia dicendo in principio io sono nato, oppure tutto iniziò con il giorno e il giorno in cui io sono nato, ma quel tutto indica tutto ciò che stiamo per raccontare. Sì, Mauro, io voglio farti l'ultima domanda e poi ti lascio. Diciamo così, noi viviamo in Italia in un mondo in cui la Chiesa cristiana cattolica, io sono un cattolico, ho fatto, diciamo così, degli studi proprio sul mondo del cristianesimo antico, e chiaramente quando nelle tue conferenze dici leggete la Bibbia per voi stessi, allora ho letto la Bibbia anche più di una volta ed effettivamente ritrovo tante volte che all'interno di questa Bibbia abbiamo delle guerre, delle situazioni in cui ci sono dei violenti scontri con armi, in cui per esempio Giosuè attacca la città di Gerico e passa a fil di spada ogni persona vivente. Ecco, io l'ho letta, mi potresti incoraggiare anche i nostri spettatori a leggerla, perché all'interno però ci sono tutti i riferimenti a queste grandi stragi che vengono fatte da... Esatto, è proprio per questo che bisogna leggerla. Cioè, nel senso che la ricerca di Dio, la ricerca di una spiritualità, deve seguire dei percorsi che sono soprattutto dei percorsi interiori. Pensare di trovare in quel libro, dico qui nell'Antico Testamento, il Dio di amore è impensabile. Perché?
perché lui era un governatore al quale era stato assegnato un popolo senza terra, e lui in sostanza ha detto: se mi seguite, cioè se voi servite me, io vi aiuto e andiamo a conquistarci quella terra. Ora, questo già questo stesso fatto dice che io vi prometto quella terra, ma se a prometterla è il Dio Onnipotente, che problema c'è? Promette quella terra e gliela dà. Il problema è che quella terra è abitata da altri. E che cosa bisogna fare per prendersi quella terra? O ucciderli o convincerli a sottomettersi. Siccome molti, e tra l'altro erano i loro cugini, i loro parenti, attenzione, leggendo la Bibbia questo è chiarissimo, siccome questi non avevano intenzione di sottometterci perché questi ci stavano da prima, arriva Israele comandato dal suo Dio, e in questo caso da Giosuè, quando inizia la conquista, cosiddetta conquista della terra promessa, e la devono conquistare con le armi, non c'è niente da fare. Ma poi voglio dire, ancora oggi sono passati 4.000 anni da quella conferma, sappiamo che Israele quella terra la deve difendere con le armi, eppure sarebbe una promessa del Dio Onnipotente. Bene, Edoardo. Quindi comunque la Bibbia va letta perché è interessante, va letta perché è affascinante, va letta perché ci aiuta a capire un sacco di cose anche dei tempi nostri. Non è una lettura, come dire, dedicata così ad un qualunque libro di storia che qualcuno nel passato si è inventato, è un qualcosa che ci aiuta a capire tantissimo anche dei tempi nostri. Grazie Mauro, ovviamente non deve essere una lettura settica, come nessun testo della storia deve essere letto asetticamente, ma deve essere sempre visto come l'espressione di una civiltà, l'espressione di quel momento storico e l'espressione soprattutto di un codice, che sia un codice etico, un codice tribale, un codice societario, che va a disegnare, va a dipingere una realtà purtroppo lontana nel tempo, ma della quale comunque si riescono ancora ad intravedere i valori e gli elementi fondanti. Io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia, di essere intervenuto insieme a noi, insieme ai nostri amici telespettatori, offrendo la possibilità di una molteplice ed ulteriore chiave di lettura, di approccio e anche di interpretazione rispetto a quella che è il testo esegetico dell'Antico Testamento. La storia oltre la storia. Abbiamo creato una storia che va oltre, non perché va a rinnegare o si pone in opposizione, ma perché cammina a latere, quindi in forma parallela rispetto a quella che è la interpretazione originale. Io ringrazio Edoardo. Guarda, perfetto, cammina a latere, cioè nel senso che le cose che abbiamo detto non devono essere credute vere, ma semmai utilizzate per fare ragionamenti autonomi. Tutto lì. Ti ringrazio Mauro, io ringrazio Edoardo. Sì, volevo solo aggiungere una cosa, Salvatore. Dimmi che tutto. Mauro Beghino da un po' di tempo ha una pagina su YouTube, il vero Mauro Bine, ecco, lo stiamo vedendo adesso in redazione. Ecco Mauro, qui che cosa ci farai vedere? Ecco, allora questo è l'unico mio canale ufficiale, si chiama Il Vero Mauro, ti ringrazio di averlo citato e messo così in evidenza, si chiama Il Vero Mauro Biglino, scritto senza spazi, tutto attaccato, ed è un canale nel quale io faccio delle riflessioni mediamente settimanalmente su vari temi e nel quale sto per attivare in realtà invece una linea precisa di lettura particolare molto, diciamo, abbastanza originale. Partirà tra settembre e ottobre, quindi a fianco di queste riflessioni che vedete qui, che sono riflessioni libere, che faccio sempre leggendo testi di altri autori, eccetera, io a fianco metterò invece anche questa linea, che invece sarà una linea con dei contenuti ben precisi, ma ne parlerò poi al momento. Grazie veramente di aver dato spazio anche a questo mio strumento di comunicazione. Con noi Mauro, grazie Edoardo, con te ci rivediamo la settimana prossima, appuntamento al prossimo sabato. Invece nel salutare i nostri amici telespettatori, ringraziarli di essere stati in nostra compagnia e rinnovare il mio personale ben trovato insieme agli amici della regia questa seconda stagione della rubrica culturale La Storia Oltre la Storia. Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì prossimo, riprendiamo anche la sezione della rievocazione storica in compagnia dell'ingegnere Flavio Russo. Con questo è davvero tutto, un saluto dalla regia e da Salvatore Perillo, appuntamento alla prossima settimana.